Sì. Allora, Modoni. Presente. Oddo. Presente. Acquafredda. Assente. Ciattaglia. Presente. Colabello. Assente. Gigliotti. Presente. Montanari. Assente. Buttarazzi. Presente. Cecini. Presente. Iorio. Presente. Migliori. Assente. Portaro. Presente. Buongiorno a tutti. Come avete visto nella mail che vi ho girato, uno degli ordini del giorno era appunto la discussione sulla mozione che è stata presentata dal consigliere Accorenti riguardante i fondi a bilancio per la manutenzione stradale. In questa mozione ha messo insieme due fondi e due voci di costo, però una poi la gireremo alla Commissione Ambiente perché riguarda riguarda invece una voce di costo sul verde pubblico, il TVP. Mentre per quanto riguarda la voce di costo TMC, che cito testualmente nel bilancio, sono gli interventi relativi a mobilità, e si faceva poi riferimento a una voce di spesa specifica riguardante la manutenzione stradale e la segnaletica orizzontale e verticale. In questa mozione il consigliere Accorenti parla chiaramente dell'importanza, su questo non ci sono dubbi, di queste voci, di questi fondi per la manutenzione stradale, segnaletica e orizzontale, e poi richiede, evidenzia che nella proposta di bilancio triennale 2013-2015 ci sono appunto delle risorse più basse rispetto al 2012 e richiede poi, quindi ci sono entrati nel consiglio Migliori e Montanari. Entrate le ore 9:15, eh? Che c'entra se si sta? Allora, dicevamo, stavamo appunto verificando la mozione che era giunta in questa commissione e la motivazione che ha portato il consigliere Accorenti a, diciamo, a presentarla. Parlando specificatamente dei fondi per la manutenzione stradale, segnaletica orizzontale e verticale, poche parole ci viene richiesto al Presidente di impegnarsi affinché per queste due voci i fondi relativi per il triennio 2013-2015 siano equivalenti a quelli previsti per l'anno 2012, perché nel bilancio che abbiamo ricevuto ci sono le voci dal 2012, 2013, 2014 e 2015. E quindi verificando appunto queste cifre ha fatto una sua valutazione e quindi richiedendo quantomeno un equilibrio su queste voci. Io provo un po' a verificare, non so se avete, penso tutti quanti, ricevuto il bilancio e quindi verificando nel dettaglio cosa veniva richiesto e noi la proposta di bilancio. Quello che veniva richiesto, poi l'abbiamo già discusso anche nella commissione della settimana scorsa, un po' questa parte nella commissione bilancio della settimana scorsa, comunque avevamo visto che negli impegni del 2012 per quanto riguarda la voce complessiva manutenzione stradale era appunto stata stanziata un impegno di 1.117.000 euro 139, e quindi questa era la cifra del 2012, poi vedevamo come totale manutenzione stradale 1.330.924 euro, mentre per quanto riguarda il 2013 come ipotesi abbiamo 532.000. Vado un po' sulle macro cifre senza dettagliare all'euro specifico quanto è scritto qui, mentre poi l'impegno 2013, mentre l'ipotesi 2014 però risaliamo 1.268.000 euro. E quindi l'indicazione del Corinti era quella di riportare appunto il bilancio, quindi l'ipotesi del 2014 a una voce simile al 2012, e mi sembra che da queste voci ci stia appunto pensando di riportarlo come impegno, se non proprio all'euro preciso, perché qui parliamo di una differenza di circa 60.000 euro, però tra 2012 e l'ipotesi del 2014 passiamo da 1.330.000 euro a 1.268.000 euro. È chiaro che c'è una fase intermedia di mezzo, che è il 2013, che ha sofferto di un dimezzamento di fondi. Abbiamo sentito
le persone di VOD effettivamente loro hanno avuto questa, diciamo, questo dipendimento di una parte di un progetto che avevano appunto messo su queste voci di costo, e fortunatamente, se vogliamo dire così, i fondi del 2013 o comunque il 2013 sta attendendo alla conclusione, quindi questa parte, come dire, che bisognava impegnare tra l'altro ancora da concludere, dovrebbe bastare per chiudere questo anno, però rispetto appunto a quanto richiesto nella mozione ritengo che l'ipotesi di copertura del 2014 sia quantomeno già in linea con quelle della, diciamo, con le cifre del 2012. Tenete presente che chiaramente abbiamo visto tutti i problemi di bilancio che ci sono in questo anno, quindi tutte le voci di costo, tutte le voci su queste proposte di bilancio hanno sofferto una riduzione. Non è soltanto questa voce che comunque è importante, che ha sofferto questa diminuzione, ma un po' tutto, diciamo, quello che si compone, tutto quello che compone il, diciamo, il bilancio. Quindi aver, insomma, quantomeno proporre una cifra di questo genere rispetto appunto a un periodo come il 2012, dove forse effettivamente c'erano meno problemi, e vedercelo confermato, secondo me è una grande, diciamo, una grande conquista, soprattutto vista le problematiche di questi periodi sul bilancio. Aggiungo un'altra cosa, per ovviare però chiaramente anche alla, alla problematica sui fondi anche stanziati per la manutenzione, laddove la manutenzione viene fatta appunto in maniera non mirata, non controllata o quantomeno non coordinata anche fra tutte le varie società di servizi che magari incidono, perché no, anche sui soldi del comune, perché le società di servizi quando intervengono poi chiaramente devono fare ripristino a loro spese, però laddove il ripristino in quel momento può essere andato bene, dopo un anno circa quel ripristino è venuto a mancare o comunque cioè, è saltato qualcosa, è difficile che si vada dopo un anno circa a richiamare questa società per poter intervenire, ecco lì che poi intervengono questi soldi per poter appunto tamponare e comunque chiudere. Quindi siccome abbiamo, come ho detto più volte, instaurato ora una cabina di regia che tende appunto a mettere, come dire, sullo stesso tavolo queste società di servizi, a fare dei controlli specifici anche sulla qualità del loro operato, diciamo il miglioramento della qualità di questo lavoro tende anche a futuro, chiaramente a, a, ad esporci finanziariamente come municipio in maniera inferiore rispetto a, praticamente a, a quello che è stato fatto, immagino, fino ad oggi. Quindi le società di servizi già hanno preso atto dell'impegno di parte di questo, questa consigliatura di, diciamo, di un aumento della qualità del lavorato. L'aumento della qualità da parte loro incide anche nel futuro sui costi che noi stiamo stanziando anche per le manutenzioni successive chiaramente alle loro attività. Quindi io ritengo che questo tipo di, diciamo, di ipotesi di lavoro fatto per questa proposta di bilancio vada chiaramente sulla, diciamo, su questa direzione. Pertanto, ecco, almeno per quanto mi riguarda, questa mozione non fa altro che ribadire ciò che sta all'interno della, del bilancio, sia in termini quasi economici, perché stiamo parlando di 60.000 euro circa di differenza, però soprattutto in termini di qualità, e poi dopo ci darò alcuni esempi riguardanti, ecco, ciò che è stato fatto oggi, insomma, questi giorni su Prima Valle, sul cantiere che sta appunto aprendosi, o comunque anzi si è già aperto, se non sbaglio, la settimana scorsa, dove appunto la, la messa in condivisione da parte delle varie società di servizi di, della nostra intenzione di operare su quel territorio, più la loro invece che dovevano cambiare praticamente alcune chiaramente condutture, mi riferisco al gas, ha fatto sì che prima abbiamo fatto intervenire loro e poi si interverrà per la chiusura. In altre magari occasioni non c'era questo sincronismo, quindi magari prima si asfaltava la strada, poi si riapriva e poi si doveva riasfaltare in maniera sempre un po' più sia approssimativa. Quindi ecco, questo, secondo queste due combinazioni, ovvero una ipotesi del 2014 simile al 2012 più la il sicuro controllo, comunque il maggior controllo e il coordinamento tra le società, secondo noi può garantire una, diciamo, una ipotesi di spesa di questo genere per poter andare appunto a lavorare sulla qualità del servizio e quindi garantire per il prossimo anno una, diciamo, una presenza di fondi su questo, su questa voce di costo. E la stessa segnaletica orizzontale tra il 2012 e il 2014 vede un decremento da 155.000 a 149.000, però insomma siamo
siamo in linea, ripeto, anche con una diciamo abbassamento delle, comunque una diminuzione delle voci di costo su tutto il bilancio, appunto dovuto veramente alla riduzione, al contenimento dei costi che si sta facendo anche a livello centrale. Questo quindi diciamo è quello che ho ravvisato andando ad analizzare o a vedere chiaramente nel dettaglio ciò che veniva richiesto in questa mozione. Pertanto la ritengo appunto già in linea con quanto presente e non aggiunge secondo me come dire, elementi che non siano già presenti, insomma, questa è la nostra impostazione. Certo, rimane presente a tutti il fatto che questi fondi, poi lo vedremo, sono fondamentali, perché poi alla fine sono anche diciamo una presenza del municipio verso i territori, perché poi gli interventi che si faranno saranno sempre importanti, soprattutto in condizioni atmosferiche particolari. Sapete tutti che insomma, il nostro municipio è abbastanza tartassato da queste manifestazioni, quindi avere dei fondi soprattutto doppi rispetto al 2013, quindi fino al 2012, secondo me garantisce diciamo, una adeguata copertura delle spese che poi si andranno ad affrontare. Questa è la posizione che abbiamo verificato. Non so se qualcuno ha avuto modo di leggere e confrontare appunto questa mozione con la proposta di bilancio, però ecco, questa è il contributo che volevamo dare appunto su questa mozione. Poi la parte, come dicevo, conclusiva, che era quella relativa al verde pubblico, chiaramente la gestirà la Presidente Portaro nella commissione ambiente, urbanistica e ambiente. Mi scusi, bravi, le spese del 2014 sono tutte doppie rispetto... No, sono doppie rispetto all'ipotesi 2013. All'ipotesi 2013. Stiamo parlando di sì, più di doppie. Per opportuna conoscenza vorrei precisare qualche dato che c'hai, se c'era già qualcuno iscritto, non lo so. No. Allora, i fondi stanziati già in bilancio sono quelli che già stavano lì, insomma, prima che arrivassimo noi adesso questa nuova consigliatura, nel senso che stavano lì da quando abbiamo fatto il bilancio triennale 2011-2014 e poi 2012-2014, quello è il bilancio triennale per cui a noi ci sono stati assegnati 1.087.000 che avevamo chiesto per un anno sulla manutenzione statale, questa qua, e ci erano stati dati sia per 2013 che per 2014. Il problema di cui parla la mozione non è tanto strategico quanto che poi alla verifica noi entro il dicembre 2012 abbiamo fatto in modo posso dirlo, l'amministrazione ha fatto in modo egregio ciò che la ragioneria ci chiedeva, cioè noi abbiamo applicato il sistema SIPRON anche per gli impegni che ci sono stati dati e abbiamo chiesto al Dipartimento di mandarci i 10 nominativi, no? Per poi aprire i fondi. Abbiamo fatto sia per il verde che per quell'altro, quello che voi contestate, insomma, gli affidamenti, abbiamo mandato tutte le pratiche alla ragioneria in tempo utile e col sistema nuovo, cioè non col cartaceo, come c'era stato richiesto online. Siamo stati qui una sera fino alle 11 per farlo entro il venerdì, la scadenza era il lunedì, e abbiamo mandato tutto. Con il nostro disappunto, con il nostro scoramento, a un certo punto la ragioneria, dopo le feste del Natale, ci dice che per quest'anno, cioè per il 2013, i fondi, mentre mantenevano quelli per il 2014, sulle DD di impegno fondi, non sul bilancio, sulle DD che noi pensavamo già di aver impegnati i fondi, la ragioneria ci scrive che non c'era copertura finanziaria, perché c'era il verde pubblico, tranne i 50.000 euro che sono rimaste, ci toglie tutti quell'altro, nel senso non è che ci toglie, stanno lì congelati perché non c'è copertura finanziaria, e ci toglie quelli da manutenzione strade. A che prima di andare via la famosa lettera che lui dice io vi cito, che è quella all'esposto di denuncia che ho fatto alla Corte dei Conti, alla Procura, che poi adesso vedremo che fine ha fatto, perché dovrò chiedere conto se l'hanno archiviato perché non esistono le condizioni, ricordando Carlo, tutte le questioni che noi avevamo finanziato per conto nostro e ci sono state bloccate per patto di stabilità, facevo
esplicito riferimento ai fondi per la manutenzione strade, perché se non apri un asilo nido, no? Ci possono stare denunce e tutto, ma stiamo parlando di un servizio che neghi. Mentre quando parli di manutenzione strade, cioè non gli investimenti per dopodomani, me li fa tutti vedere, ma le buche, la sicurezza stradale, compresa la segnaletica, che succede? Che c'è stato il penale in corso. Avete visto che poi, negli ultimi tempi, a Napoli o a qualche altra parte, i cittadini si sono organizzati per passare a trovare buche, hanno cominciato a denunciare direttamente i sindaci. Allora io, ovviamente, con un assicuro, ho detto: fermate, noi i soldi per la manutenzione strade non abbiamo chiesto, ce lo vogliamo assicurare. Che è successo? Che noi abbiamo scritto la Corte dei Conti, ma per 2013 i fondi non ci sono stati assegnati. Naturalmente sono rimasti quelli del 2014 che avevamo già chiesto, perché spero che non ci tolgano. Devo precisare, rispetto a quello che hai detto, che noi in questa fase, io l'ho letto pure su, tante volte quando scrivo le commissioni, grazie che c'è equivoco, la proposta di bilancio, no? Dice l'assessore e il Presidente della Commissione, no? Fa la proposta di bilancio e dice su questo, vabbè, però quest'altro, solo spiccio. La proposta di bilancio noi ancora ce l'abbiamo. Noi abbiamo una nota della ragioneria che invia all'ufficio e dice: fateci sapere quello di cui c'hai bisogno e ti diciamo quello che c'è agli altri, tant'è che c'è quelli consolidati, gli impegni fondi, quelli previsti, e poi vediamo. Perché la proposta di bilancio ad oggi noi, devo in qualche modo correggere, ancora non ce l'abbiamo. Noi avremo la proposta di bilancio quando, vista tutta sta roba, visto tutto quello che gli arriva, vista la compatibilità con i fondi che ci saranno disponibili, no? Oggi un giorno si parla di 400, possono diventare 600, quelli però vanno nel debito, ancora non lo sanno neanche loro, no? Per cui lo possiamo sapere noi. Quando si saprà con certezza di quanti fondi la Roma Capitale potrà disporre, l'assessore preposto potrà essere in condizione, io lo sto quasi assorbendo, potrà essere in condizione di dire: allora, la proposta di bilancio possiamo avanzarla in modo serio, perché sappiamo su quante entrate possiamo disporre, no? Tra trasferimenti regionali e quelli dello Stato, tra entrate proprie, e questa è la proposta di bilancio. Oggi non c'è la proposta di bilancio, perché ancora non sono in grado di farlo. Allora abbiamo ragionato sulla ragioneria, ecco perché la mozione in qualche modo vale, perché la mozione tende a dire: ci hanno stati dati di obbligo nel 2013, chi la vendetta ci dovreste già ridare, perché poi nel 2013 ci aiuterebbero a fare i lavori delle buche per il 2014. Poi per il 2014 il bilancio previsione non lo dovremmo, io uso sempre il condizionale, no? Approvare sempre entro fine anno, ma quello del 2013 lo stiamo approvando a fine anno per l'anno successivo praticamente, per cui la fiducia io ce l'ho, perché figurati non si può avere fiducia che faremo tutti e due i bilanci insieme. Però i fondi del bilancio 2014, se qualcuno pensa di poterli comunque spendere prima dell'estate prossima, cioè è pazzia pura, nel senso non è proprio immaginabile che si faccia un bilancio, lo dobbiamo fare il 2013, e magari ci confermano questo, spero di no, anzi dovrei dire quasi spero di sì, perché c'è il rischio pure di ulteriori tagli. Poi dovremmo fare quello di bilancio di previsione 2014 con l'impegno che si fa subito, un po' di realmente a Natale, sarà subito i primi dell'anno, gennaio, febbraio, che ne so, nel senso che poi ci daranno il bilancio vero sul quale noi esprimeremo il nostro parere, e dopo il parere loro ne daranno più o meno conto e faranno il bilancio. Per cui la preoccupazione che ha voluto rappresentare a Corinti, che io conoscevo, anche se certo naturalmente per merito non può impegnare il Presidente ad assicurare, qui non ti assicura neanche il Padre Eterno, figurati se il Presidente coraggio con tutto il bene che gli volete e che potremmo anche volergli a noi, che lui possa assicurare il bilancio, mi sembra esagerato. Dovrebbe chiedere guarda, visto che c'è già stata denuncia in corso, come ha detto, noi siamo preoccupati delle ripercussioni negative non solo su di noi, tu prima hai parlato dei servizi e poi ne parliamo per il Comune di Roma, cioè nel senso che per nostra fortuna, se una volta che tu fai questa cosa, se qualcuno ti denuncia perché si fa male, si fanno sempre, ma se c'è per caso il penale perché quel ragazzino che hanno investito si è salvato e non è morto quello che hanno investito 2 anni fa sulle strisce, se c'è... In che condizioni sta? In che condizioni sta? Lo so, no, lo so benissimo, non me lo dico perché il nipote De Feri lo so benissimo, è venuto il nonno qui, abbiamo fatto subito lo scivolo, non me ne parlare, leggerissimi miglioramenti, ma è una situazione tragica. A quelle situazioni voi rispondete direttamente chi è custode del patrimonio del Comune di Roma, e strade non sono nostre, sono comunque del Comune di Roma, noi ce l'abbiamo in gestione, per cui
c'è il problema di che esce dal Sirro, anche perché molte società non hanno anche le assicurazioni, è la garanzia nostra che non paga il comune, che ci sono le assicurazioni delle società. Però io avevo, oggi ce l'ho di meno perché sono più presidente, una preoccupazione, che se le società di servizi, visto che ci stanno pochi soldi, non ti garantiscono più neanche l'assicurazione, perché parecchi ci hanno già rinunciato e adesso vi dico benvenuti, non ve ne accorgerete che succede. C'è sta chi vanno deserte perché in molti municipi le ditte vogliono la manutenzione, ma quella manutenzione questa la vogliono partecipare all'appalto perché hanno responsabilità. Ma la sorveglianza stradale non stavo a prendere più nessuno perché è talmente ammalorata la rete stradale cittadina che le società ci hanno messo talmente tanti soldi che sono preoccupati, anche perché oggi, a differenza degli altri tempi, la gente come inciampa, anzi adesso la gente comincia pure a far finta di inciampare per denunciare, perché sono dei tanti più svegli. Per cui le società di servizio. Le società di servizi sono preoccupate. Per cui, fermo restando che io confermo su questa mozione quello che già ho detto su quell'altra, no? Fa la mozione per garantie sociali, fa la mozione per garantie premier. Qui non si tratta fa mozioni, si tratta fa di nuovo un documento complessivo dove esprimiamo la preoccupazione se possiamo andare avanti tutti i servizi, no? Uno specifico, no? Contratto dei quartiere e trasporto scolastico invece che la riflessione, qui il rischio c'è per tutti, per cui confermo quella mia perplessità di fondo, però non perché considero risolto il problema che ha posto a Corinti, perché credo che vada inquadrato in una situazione generale, anzi questo forse per la responsabilità penale che c'è merita. Un'altra cosa che volevo dire rispetto a quello che hai detto, che forse questa mozione non c'entra, ma tu l'hai annunciato. Se dovessi fare un esempio di quello che succede con i servizi, con chi ha delle cose, io cito ormai da tempo una cosa che è successa 2 anni fa ad agosto, che poi noi non siamo arrivati, abbiamo chiamato le società di servizio, guarda che vi osserviamo, vi controllando, noi abbiamo rifatto fa Sebastiano Vinci, abbiamo rifatto fa Valle dei Fontanini, molte strade abbiamo rifatte fa perché quando hai la possibilità di poter controllare, gli dici guarda che fatto nel tappetino, si ammalorano, si aprivano. Per cui piano piano sta cambiando, cambierà ulteriormente il conflitto in questa consigliatura, ma ve lo dico molto francamente, la possibilità che si possa ogni volta intervenire su chi ha ricavi in modo, come si dice, articolato e serio, oppure capibile dalla gente, è quasi un sogno, perché queste vanno per conto loro, se fanno spesso lo fanno con urgenza, per cui urgenza satta, te, me, lui e il presidente, lo fanno e basta. Vi faccio un aneddoto che a me piace raccontare. Prima di andare in vacanza dal Parnacusto, 2 anni fa, rifacciamo la strada via Leghera, via del vice sindaco, perché il sindaco stava in ferie, e facciamo il primo tratto da Damiano Chieti. Io tratto pensavo che facevo tutto. Siamo andati lì, c'era la televisione e tutto, io anche mi sono pure, c'ho pure paura perché dico, te vedo, qua diceva, senta Balduina, no? E poi Palmarola e tutto, allora mi sono sbrigato a dire, questo è il suo primo intervento qua, ma l'aneddoto è questo, che è qua, io vado fuori, qui 5 giorni vado fuori, mi chiama Carlucci, oh French, voi credete, qui stanno spaccando la mia chiesa, come? La stanno spaccando in tutte le due direzioni, al centro, perché sul laterale c'erano già altri canali di servizio, su una manutenzione programmata, non eccezionale. Quando io sono andato lì a protestare, che sono tornato, ho finito, arrivato a protestare, ho detto, ma messa le matti, dico qui a gente, vede che abbiamo, ci hanno visto la televisione, poi spaccare. Quello ho fatto, presidente, guardi che noi il 27 luglio, quando abbiamo chiuso il cantiere, avevamo già detto che quando era il 21 agosto, non mi ricordo che giorno era, il 21 agosto avevamo ripreso i lavori da qui fino alla caserma, no, alla caserma, no, all'archivio d'Stato, ma non si è programmata, il dipartimento lo sapeva, lì c'era l'assessore che era, che non sapeva niente, che da lì alla settimana avrebbe riaperto. Non è successo niente perché la gente non si era accorta, nessun comitato, ma la vergogna assoluta, cioè nel senso che la nostra fortuna qual è oggi che ci abbiamo la vita? È che le società di servizio, la rete del gas che stanno a fare a Monte Mario, farà via le persone, però intanto te li fanno la strada. Il fasto per quell'altro che aprono ci consentono di controllarli, andare a vedere quando vi chiude, farli chiudere bene in modo che ci fanno le strade al posto di soldi che non avrete, cioè che parlo come amministratore, che non avremo. Per cui va benissimo quello che hai detto tu, cioè sorvegliamo, assicuriamoci che ci sia che va a sorvegliare perché saranno là e vi messaggio. Okay. Però nello specifico, vorrei dire che io confido
confido che la proposta di bilancio, noi dovremmo chiedere, no, visto che sei qui alla fine, no, di tutte le pagine, l'ho detto a lui, papà, vedi quanto manca, già è lacrime e sangue, ma ve lo dico molto, molto correttamente, prima ancora fa polemica, io confido che sia questo il bilancio, perché già l'avevo commentato l'altro anno quello che succede quest'anno, ci avevo bloccato tutto l'altro anno, che c'è stato il miracolo che quest'anno si blocca tutto. Okay. Io confiderei che il bilancio è quello della ragioneria. Dubito che quando ci arriva la proposta sia questa, che c'è pure che ci tolgano pure altri soldi, per cui l'impegno che dovremmo fare verso il Presidente è monitorare e assicurarci che nella distribuzione non finisca come i fondi per le scuole. 5-6 progetti, tanto se siamo bravi, poi avviene neanche uno. Allora, siccome l'area è questa, ma non perché siamo cattivi, perché questa è l'area, non c'è più niente per nessuno, ce lo dobbiamo mettere in testa. Allora, secondo me, da questa commissione deve uscire un impegno, non solo sulla manutenzione statale, che è fondamentale perché c'è la responsabilità penale, ma su tutto il resto, a che l'assessore preposto ai lavori pubblici, in qualche modo, più che quello dei servizi sociali, e il Presidente vigino a che su questo progetto di bilancio non ci siano ulteriori decurtazioni e magari per far vivere le commissioni, per far vivere un po' di sogno, che ci mettessero tutti i soldi sulla cultura, sullo sport, in modo da mazzerà completamente delle voci di bilancio che sembra proprio che sia la morte civile. Però, bravi, te vorrei correggere questa mozione, è superata perché già il Comune ci ha messo. Quello il Comune se lo trova come storico. Io non so neanche sicuro che ci manca, perché l'altra volta avevo detto, ma che muoio lasciare il 2014 e mettere il 2013, vabbè, certo, però è anche scritto. Il 2014 male, vedremo, il 2013 intanto di levo. Allora, forse non era chiaro, però assicurare il ripristino dei fondi relativi al triennio 2013-2015 garantendo uno stanziamento perlomeno equivalente a quello già previsto, siccome c'è un'ipotesi che già parla di questo, quindi io al momento, come dicevamo, già è superata in questo senso. Nel momento in cui si arriverà poi a verificare quello che effettivamente è stato rilasciato, è chiaro lì allora dobbiamo fare un discorso, però quantomeno oggi già siamo con un'ipotesi che già segue questa linea. Consigliere Montanari voleva... Sì, no, soltanto proprio non per fare polemica, ma proprio perché siamo sul pianeta Terra e non su Marte, naturalmente. Cioè, voglio dire, secondo me la prima cosa, possiamo chiedere tutto quello che vogliamo, possiamo mettere i numeri che vogliamo, quella volta c'è, non c'è mica problema, possiamo chiedere 100 milioni di euro. Però la prima cosa da fare, secondo me, correggimi se sbaglio, correggetemi, cioè rifare un pochino d'ordine. Cioè, un pochino d'ordine vuol dire uscire dalla logica dell'emergenza, come ha ribadito anche il consigliere Aioli in qualche altra commissione, cominciare a fare le previsioni di bilancio quando vanno fatte, cominciare a domandarci del perché le strade sono ridotte così, che chiaramente le strade sono devastate, ma non è che sono devastate da ieri, l'altro ieri, l'altro mese fa, un anno fa. Allora, ma non dico un discorso destra, sinistra, no, la volta ieri era stata fatta, che è colpa nostra. Io dico sostanzialmente cominciamo a domandare magari a chi gli arriva la comunicazione che la manutenzione era programmata e quel foglio dove era finito, cominciamo a chiedere all'agenzia per la mobilità chi ha sbagliato il trasporto scolastico, cioè cominciamo a domandare, cioè che noi facciamo tutte belle emozioni, tutti i bei pezzi di carta e qua all'esterno possiamo pure propagandare bene, però cominciamo pure a chi lavora nell'amministrazione come amministrativo, partendo dai dirigenti, chi ha sbagliato, perché ha sbagliato e come si può migliorare per il futuro, che sennò qui ci troveremo tra 5 anni che facciamo praticamente se discussioni che temo lasciano un pochino il tempo che trovano, temo, poi per amore del cielo. Io non è che voglio votare per forza questa cosa, perché poi no, ho il disinteresse totale a votare mozioni su una materia complicata come il bilancio. Sì, che... ma consigliere Iorio, quando vuoi. Io mi volevo inserire sul discorso che faceva il consigliere Montanari, perché è proprio quello che ho pensato quando ho letto la mozione, quindi anziché stare a guardare il bilancio, perché appunto questa è una proposta, non sappiamo poi alla fine quanti soldi avremo o non avremo, secondo me il lavoro importante da fare è capire come questi fondi vengono gestiti, che siano 3.000 euro, che siano 3 milioni, noi comunque abbiamo il compito di vedere come questi soldi vengono poi spesi sul territorio. Allora io volevo chiedere un impegno al Presidente della Commissione e a tutti gli altri se siamo d'accordo ad invitare qualcuno dell'ufficio, del servizio quinto dell'ufficio tecnico, che è il nostro ufficio che gestisce gli appalti e le gare, per capire meglio come funzionano questi affidamenti di questi soldi
come vengono quindi chiamate le varie ditte che fanno la manutenzione, se c'è un controllo. Poi volevo anche fare cenno ad un bando che ho visto pubblicato sul Comune di Roma, che avrei voluto portare qui oggi in commissione, ma che ieri non sono più riuscita a ritrovare, perché sul sito del Comune è anche difficile ripercorrere tutto l'iter dei bandi, non si capisce, non c'è l'avviso di gara, non c'è l'esito, non c'è un capitolato che ti faccia capire che tipo di lavori vanno fatti. Allora io volevo capire se potevamo invece affrontare il discorso del bando per la manutenzione stradale ordinaria del nostro municipio, vinto dalla società unica, l'Unica SRL, scritto per intero l'Unica, di 865.000 euro, credo. Bando, cioè, io ho visto l'esito pubblicato sul sito del Comune, quindi un esito per cui immagino sia un bando già concluso e assegnato. Capire quali sono i lavori che questa società deve realizzare, cioè un incontro con gli uffici per capire. Ora, al di là che ci impegneremo di avere più soldi possibili per il futuro, però magari vedere anche quelli già assegnati di che cosa si tratta, proprio per poter noi svolgere anche un'azione di monitoraggio, se per quello che ci è consentito, insomma, sulla manutenzione, su soldi che a quanto pare sono già stati stanziati, perché il bando si è concluso, c'è un esito, c'è una ditta che se ne deve occupare. Signor Renditore? Sì, allora, per ordine, noi non dobbiamo né votare né dichiarare superata la mozione che è stata presentata dal consigliere. Dobbiamo fare un'attività istruttoria, dopodiché la mozione viene portata in consiglio. Ah, comunque. No, quello sì, forse è stato chiaro. Consiglio, certo. Sembrava che dovessimo decidere oggi se era sorpassata, non è sorpassata, va approfondita. Capigruppo, sì. Allora, posto che per quanto mi riguarda la parte, diciamo così, la richiesta, che l'impegno che si fa al Presidente nella mozione, secondo me non è condivisibile, perché appunto si chiede al Presidente di assicurare, di garantire uno stanziamento che ritengo non rientri nelle competenze del Presidente e quindi proprio non possa farlo. Ciò non di meno questo tipo di preoccupazione ovviamente è avvertita da tutti, perché è vero che la sommatoria di quella relazione dà un quadro tranquillizzante, ma siccome noi abbiamo già visto in poco tempo come poi in realtà la previsione di calcolo a poi l'effettivo stanziamento possa subire delle sorprese, se ci fosse una sorta di attenzione, quantomeno di vigilanza sul procedere, potrebbe essere anche un qualche cosa di utile e buono per il Consiglio. Quello che secondo me qui manca, però, visto che dobbiamo fare attività istruttoria, è conoscere l'esito di questa segnalazione che è stata fatta alla Corte dei Conti, perché se poi la Corte dei Conti, per dire, avesse dato ragione al ricorso che ha fatto la precedente amministrazione, questo ovviamente anche nell'ipotesi di stanziamento di fondi potrebbe avere un'incidenza. Quindi questo, se potessimo acquisirla e conoscere l'esito che fino ha fatto, potrebbe essere un dato in più da considerare, e poi una volta raccolta questa documentazione la portiamo al Consiglio e lì vediamo anche se il consigliere Conti intende mantenerla in questi termini oppure vuole modificarla in un atto di indirizzo. Però vediamo un attimo che succede, non abbiamo acquisito questo atto. Ti posso aggiungere una cosa al volo, avvicinandomi al discorso dei bandi? Faccio un esempio, poi se avrete voglia, insomma, di approfondirla, potrebbe essere interessante. Un anno e mezzo fa, poi è stato anche, diciamo, ci fu anche una commissione di trasparenza molto, diciamo, numerosa, pure abbastanza agitata, insomma, no? E no, il nostro municipio affidò, il collega Milioni magari può correggere, un appalto di 400.000 euro sulla manutenzione delle strade, dove invitò 5 ditte, perché è stata una, credo, licitazione privata, si dica, lo leggete, ma comunque invitò su invito 5 ditte, di cui 3 non parteciparono, ne parteciparono soltanto 2 e vinse praticamente la prima con un ribasso del 3,85%. E, per darvi un ordine di grandezza, mediamente questi appalti hanno dei ribassi, senza andare negli eccessi che poi portano a fare dei lavori schifosi, però una media del 15%, 15-20, insomma 15%,
vuol dire che c'è mancata una forchetta di 10 punti, 10-15 punti, che su 400.000 euro vuol dire sostanzialmente che abbiamo rischiato, insomma, andrebbe approfondito se avrete voglia, insomma, 60-70.000 euro così, soltanto perché magari una gara, non dico che era stata preparata male, però dovremmo anche capire come vengono affidati, insomma, queste... però per agganciarmi a un esempio che mi è tornato in mente, perché c'è questa commissione molto agitata, insomma. Se vuoi di preciso, io siccome sì, ha detto il collega Migliori lo sa, all'epoca ero presidente, e siccome l'aria che tirava era quella che state respirando oggi, io ho detto all'ufficio che dopo tanti stigli ci assegnarono 390.000 euro, pare più io, non mi ricordo quale era l'importo, io ho detto fate come pare, fate la procedura negoziata, perché se discuteva fino a quale soglia si potesse fare la procedura negoziata, fate quello che vi pare, basta che non perdi i soldi, perché i soldi sparo, io non scrivo ma parlo, io ho detto fate la procedura negoziata, fate in modo da non gli dai i soldi al centro, perché se gli dai i soldi al centro ti spariscono, perché stavamo a fine anno e tutti i soldi che vanno nei residui non ti danno mai a te, si becca sempre al centro e ci fanno quello che gli pare, e siccome ero abbastanza stanco da vedermi sottrarre dappertutto, tutto dappertutto, no? Dal nido caldo, dal nido quell'altro, ci avevo messo in ordine, ho detto fai allora, per cui se volete, io già trovo chiarito, responsabilità, fate la procedura negoziata che è prevista dalla legge, ho detto la controlegge, e assicuratevi che i fondi li impegniamo tutti in qualsiasi modo, come ripeto, fate la procedura negoziata. Oggi vedi che ti sono avanzate 30.000 euro, le impegni il pomeriggio, perché sennò per fare qualsiasi perché, modo, perché, certo. Perché altrimenti i residui e io ero pochissimo interessato ai mal di pancia di qualcuno che stava lì a guardare quello che facevi, guardo più alla sostanza, e confermo che la procedura negoziata con questi importi piccoli, visto che quello che combinano con quei miliardi di euro, no? Quei milioni di euro, mi sembra una procedura snella, mi sembra una procedura che ti assicura da sapere chi viene. Poi per il resto vorrei confortarti, io forse ve lo mando, voi non lo sapete, ma visto che parliamo di trasparenza e voi siete interessatissimi, questo municipio alla fine mi pare che sia stato l'unico che ha approvato il sistema Sidromeg proposto dal Dipartimento. In molti municipi avevano, in qualche municipio avevano approvato, quando hanno capito di che trattasi ci hanno rinunciato accampando la legittimità del decentramento. Io l'ho voluto mantenere il Sidromeg, per cui le ditte non le indichiamo noi, ma ci vengono, devo fare una gara per qua, quante volte 10, te le mandano al centro perché c'è stato il sistema Sidromeg, siamo conosciuti, vado a vedere sul sito, e se cosa per quello che abbiamo fatto noi, siamo l'unico municipio, mi sembra, ad oggi che abbiamo aderito. In qualche modo ci penalizza, perché le ditte non ce le scegliamo, però è pure vero che in qualche modo garantisce ai cittadini che non ci stanno gli amici né del presidente vecchio né di quello nuovo, perché il corsivo non è che tu prendi quelli che ti mandano. No, siccome sollevate pure, mi pare, dubbi impliciti, no? Ma queste ditte chi so, chi non so, vuol dire, nel nostro municipio ce le manda al Dipartimento. E poi se non funzionano può subentrare fra qualche anno la main list che avete proposto, qualcuno direbbe minacciato, no? Perché poi è una questione dei doni. Però in questo momento vi dico che le ditte che stanno coopereranno, che stanno operando sul nostro territorio negli ultimi tempi, l'ufficio tecnico, quando ci abbiamo spegnato dei fondi, gli dice devo impegnare 2.000 su questo, mandatemi delle ditte o mandatemi 5 secondo l'importo, quello che prevede, e loro gli mandano le ditte da convocare. Poi quello che fanno al centro, come si dice? Ok, quello lo verificheremo, infatti. No, per assicurarvi quello che dite, perché sembra che c'è qua. È meglio che si sappia quelle cose, no? Se non sbaglio, anche sì, so, della società unica che questo appalto, ed è lei che comunque gestisce gli interventi, poi approfondiamo il tipo di interventi. È un appalto comunque centrale fatto dal Dipartimento, che però sul sito non è possibile capire che cosa era previsto dal bando, penso che tipo di gara è stata fatta, quante ditte hanno partecipato, non c'è un verbale di apertura delle buste, non c'è niente. Se si va a cliccare, che poi ieri non ho neanche più ritrovato quello che avevo visto, c'è solo un PDF di una pagina dove dice l'appalto è stato vinto da, la cifra è questa, e non c'è scritto che deve fare, che non deve fare. Ma cioè... bisogna chiederla al Simo, ora insomma, penso che siano loro. Vabbè, quello perché ti rimandano alla storia dicendo che beh, dove no, non ti manda niente, almeno c'è la capacità. Siamo in tema, chiaramente l'altro giorno è la manutenzione statale, perché volevo soltanto
è tutto nello stesso tema, quindi partendo chiaramente dalla mozione stiamo parlando solo ed esclusivamente di questo argomento. E proprio per rifarmi a quello che si diceva prima e del primo errore o comunque della valutazione fatta per la Dinamo Chiesa all'epoca quando stata fu aperta e poi rotta di nuovo, invece un esempio di come si sta lavorando o comunque di come abbiamo inteso lavorare diciamo su Prima Valle è appunto l'esatto contrario, ovvero saremmo stati diciamo un po' più attenti, ma nel momento in cui abbiamo unito nella cabina di regia tutte le società dei servizi, sono stati loro, sapendo che il nostro progetto era quello di andare a operare quantomeno su Federico Borromeo, a dirci attenzione, rimandato, perché noi avevamo fatto già un sopralluogo, eravamo pronti, avendo effettuato questa cabina di regia con l'assessore Cece, quindi potendo con loro dialogare quasi giornalmente, ci hanno detto attenzione, dobbiamo operare su, diciamo, su proprio quella zona, ritardate di qualche settimana perché iniziamo noi e poi... Anche perché qui lavori fa divertimento, è chiaro, infatti ci siamo... Se no succede la chiesa. Se invece no, ci siamo appunto coordinati in modo tale che ora ci sono i lavori e dopo arriverà la spaccatura. È chiaro che abbiamo detto, se dovete fare tutti i lavori li fate e li concludete, perché io sono delle vecchie condutture e quindi ci sono stati questi accordi. Poi, come avete visto, ci sono altre quattro vie, insomma, Prima Valle, via Scalesi, via Casanate, via Pasquale II, che saranno interessate a, diciamo, almeno per una parte di via Pasquale II, a un diciamo, rifacimento, e quindi cambierà molto un po' l'aspetto di Prima Valle, almeno per la parte centrale. Quindi questa è una notizia che volevo darvi e purtroppo non ho avuto diciamo, la comunicazione completa da parte dell'assessore Cecera, ma è stato anticipato che anche Balduina subirà, fortunatamente avrà nelle prossime settimane sarà oggetto di un intervento molto importante di rifacimento di alcune strade. Non ho l'elenco perché lo stiamo aspettando proprio dall'assessore che purtroppo oggi non è potuto venire, quindi me la prendo mandato stamattina, forse me l'ha inviato, però magari ve lo girare. Se mi manda l'elenco sì. Tanto è un elenco come questo di Nevalle che sarà appunto oggetto di un prossimo intervento, quindi questa è una cosa importante rispetto chiaramente al problema di manutenzione stradale, dovendo anche fare un discorso complessivo del municipio. Una delle nostre grandi intenzioni, oltre alla prima che abbiamo già detto, è quella di creare una cabina di regia, poi rendere l'azione degli interventi su tutti chiaramente i quadranti del nostro municipio, proprio per non lasciare indietro nessun quadrante, nessuna zona rispetto chiaramente al resto del municipio. Quindi immagino che ci sono anche altre, come dire, oltre a queste due situazioni che vi ho appena descritto, zone in sofferenza che visti e verificati i fondi potrebbero essere oggetto in futuro di altre opere, mi riferisco anche a Palmarola oppure anche alla stessa zona di Dale d'Accordo, che sono molto molto carenti sia storicamente di manutenzione stradale e poi sono sempre oggetto di rattoppi messi diciamo in maniera randomica su quelle strade. Quindi sono contento del fatto che appunto si possa partire per appunto la Balduina così come per Prima Valle e mi diciamo prendo non impegno ma comunque diciamo una sorta di verifica sulla possibilità di fare una sorta di programma a tutto tondo sul municipio affinché vengano rispettate alcune magari regole basilari che possano dare opportunità a tutti i territori di essere rimessi a nuovo. Una regola soprattutto che mi viene in mente è proprio quella della storicità, cioè la storia di manutenzione su una strada che chiaramente laddove non viene fatta da tantissimi tempi oppure non è mai stata fatta, se è un'arteria principale di traffico secondo me deve essere appunto garantita. Però questo è un discorso che vorrei sviluppare con questa commissione nelle prossime volte, cioè andare un po' a verificare appunto situazioni storiche e diciamo di grave appunto manutenzione al manto stradale. E c'era un consigliere sulla puntualizzazione, perché a parte il fatto che il lavoro centrale di Cecera è stato proprio quello di razionalizzare gli interventi di manutenzione tecnici per aiutare il rifacimento delle strade. E poi in particolare su questa cosa di Balduina, che tocca un altro tema che abbiamo dedicato, che è quello dei cosiddetti interventi di definizione delle strade una volta che ci sono stati questi interventi tecnici, perché si è balzato agli occhi il fatto che
molto spesso si interveniva, si metteva una toppa provvisoria come prevista la procedura e poi non si concludevano i lavori delle strade con il lavoro a regola d'arte. E Ballina era particolarmente colpita da questo fenomeno, che è un po' particolare, appunto viene dal passato, e qui adesso andiamo a ristabilire un po' tutto insieme. Infatti adesso okay, io ho parlato con l'assessore, non è che è stato c'era costato soldi, siamo stati costretti, però tutte le voragini che si sono aperte. Comunque adesso io ho parlato con collaborato con la Baldovina, niente, non è andata tra noi. E comunque insomma sì, c'è una lista delle strade, penso che l'assessore ci verrà a breve, così possiamo vedere tutte le cose su cui abbiamo avuto le guerre. Ok, l'elenco chiaramente delle strade poi ce le fornirà per quanto riguarda tutta quella grande. Quella parte sì, sì, è chiaro che oltre a Pinavale siamo anche Ballina. Allora, quindi diciamo, per il momento volevo darvi questa comunicazione, abbiamo parlato Renzo a tutto tondo, accolgo l'interesse di affrontare anche la questione sul il monitoraggio di questi lavori, che se non ricordate male è stato uno dei primi punti anche posti all'attenzione di questa commissione quando ci siamo incontrati, quindi forse proprio nelle linee programmate di questa commissione abbiamo parlato che uno degli obiettivi era quello di andare a monitorare questi lavori portandoli appunto alla sua razionalizzazione. Oggi che magari siamo anche vicini al bilancio e quindi possiamo anche quantificare l'erosione di un monte di fondi, si può anche capire la bontà dei lavori che si faranno andando a monitorare appunto come verranno appunto elargiti sul territorio. Quindi questo è un impegno che sta piano piano facendo più vicino con la regia dell'assessore, con adesso la revisione di bilancio ci consentiranno anche di tracciare meglio, anche essendo un po' più esperti di come nella macchina amministrativa che ci circonda, sarà appunto discusso nelle prossime commissioni io le chiamo uno strumento per poter andare meglio a monitorare queste attività sul territorio, per poterlo poi ribaltare sugli uffici amministrativi in modo tale che si segua un lavoro scrupoloso di attenzione e di razionalizzazione sia degli interventi mirati a tutte le zone del municipio e sia anche sui costi. Quindi se non ci sono altri interventi su questa vorrei chiudere. No, volevo sapere se andava bene per voi di invitare qualcuno in audizione per dell'ufficio gare appalti per farci. Per me va bene, perché può essere sempre una. Non so se la possiamo fare insieme a bilancio, sì, perché la vedo molto. Sì, va bene, non so se era. Se non è la commissione adatta, non è un problema, l'importante è capire. Possiamo fare una proposta sul dispositivo ad Arcolitti, se la fa propria, visto che tanto non è che gli abbiamo impedita da portarla, né nessuno gli passa il 20, però devi dirgli che siccome gli sarà sfuggita, per esempio, è un po' assicurata, a rimodificare, dice a richiedere il ripristino, impegno al Presidente, a richiedere il ripristino e a posto di garantendo sul seconda pagina al fine di garantire lo stanziamento, nel senso che è chiaro che il Presidente lo chiede il ripristino del ripristino. Quando il consigliere a Corinti farà una proposta la valuteremo. Invece volevo sapere se vediamo un'altra volta. Se possiamo dire a quel discorso invece della denuncia. Se ci fornisce l'esito della denuncia, siccome l'ha presentata penso personalmente, allora. Non si trova adesso. Ma anche la lettera che ha mandato, no? Se la possiamo acquisire a verbale, allora devo dare quella protocollata. Soprattutto se riesce alla Corte dei Conti a farsi dare l'esito. Questa non è protocollata, io l'ho scritta, ma questa è quella che ho scritto io. Poi c'è quella protocollata, mi trovo quella. Fa finta che c'è, ma la trovo e me la faccio uscire. La mettiamo legata al pallone della commissione. Sì, ma presso la Corte dei Conti riesce a fare un accertamento per sapere l'esito?
ho detto la Corte dei Conti ci ha detto che c'ha, come si dice, è impegnata, non so quello che vorrà fare. Io l'ho fatta apposta perché voglio avere la soddisfazione a vedere, perché è un po' tolto della responsabilità, soprattutto forse il problema dell'allocazione dei fondi. Io sono convinto che nella passata consigliatura non ci hanno fatto fare il nido capo, non ci hanno fatto cadere con l'altro, non ci hanno fatto fare alcune cose che mi davano in detta, toccati quei soldi che comunque l'amministrazione ci aveva a disposizione, che ci hanno fatto. Perché uno dei principi introdotti negli ultimi anni, ma che è fondamentale per il bilancio, è l'allocazione delle risorse. Se tu vuole fare tutto bene, però poi spendi i soldi per qualcosa che servono, è un principio di bilancio fondamentale. Io ho discusso soprattutto quello, volevo che anche la ragioniera mi confermasse, no? Poi la ragioniera mi ha fatto la battuta, mi ha detto, ho beato te che c'hai ancora la carta, no? Lasciando lì che tutti stavano peggio. Però io voglio sapere quanto stavano peggio gli altri di noi, no? No, chiedevo a Cecilia se te fermava, perché chiudevamo la commissione. Va bene, grazie. No, era una forma. La vorrei capire, che su questo posto. No, era avanti del bloccato. Ecco, finita la commissione. Stavolta il gioco che arriva lui, abbiamo tutto. Lui adesso fa fare i controlli di cani, perché qualcuno prima che ha fatto le denunce per come aprivi i cani, non è che è arrivato lui e sta a fare. L'amministrazione di oggi. Cioè il vantaggio che ci ha avuto questa presidenza e la consigliatura precedente, se si trova gli uffici che vanno in un certo modo e se si trova le cose in ufficio si può mettere. Io chiuderei qua, intervento su Pino Valle, io scherzo, allora. Intervento su Pino Valle, l'assessore ha detto, appena siamo arrivati ha visto, ho fatto subito Piazza Capacerata, vorrei far presente che Piazza Capacerata iniziati i lavori prima che si votasse, va tutto bene, però perché io sono poco interessato. Sono poco interessato. No, perché anch'io potrei. Però voglio dire, ogni tanto mi piacerebbe precisarle le ma cose. Ma sì, anch'io no? Potrei precisare tante piccole cose e invece non lo facciamo, tipo Domenico Montagnana. Però non lo hanno adesso. Non sono piccole cose, se lei dice voi sapete come fare i servizi, è giusto che voi sappiate una cosa che forse sì, sapete. Sì, no, ma... Che ne siamo l'unico municipio che parla la speranza è aderito al SIPRO, non è che se mi permetti che vuoi ricordo, parlo anche sui giornali e diglielo, scusa, a me secondo non me è una cosa buona, però se non è appunto l'esercito piccolo intervento su un intervento. Anche io potrei dire qualcosa, un intervento secondo me su una zona che era carente e carente su tante altre arterie principali, tipo via di Servanera, se andare a fare un intervento su una via vicino a una valle, su un fosso che ci passano 10 macchine al giorno, mentre secondo me... Ti informi che non l'abbiamo fatto perché c'è sta l'amico nostro che abita sul paletto, l'abbiamo fatto perché era in previsione e ci hanno bloccato pure quello, che 1.100.000 stanziato da PD, era il primo emendamento regionale diretto sulle strade, Caramante. Lo stanziò dalla regione anni fa, ce l'hanno tolto, ce l'abbiamo ripreso, sembrava che dovessero cominciare i lavori l'anno scorso. Sì, ma ecco perché abbiamo fatto che parlavamo, è quella di andare a vedere proprio le strade dove effettivamente c'è più necessità di portare le manutenzioni. No, non è una strada di collegamento, lo usano 10 persone al giorno. Detto, ma se chiudi via la sorta giù in fondo, dove passava oggi? Sono diverse persone all'ordine. Vi ringrazio a tutti, chiudiamo la commissione.